Che ha aperto la settimana del design pubblico. E si tratta di questa grande tavolata collettiva che è stata pensata per creare un luogo in un piazzale dove solitamente la gente è di passaggio, non si sofferma e non socializza. Perché comunque crea un'aggregazione fra le persone ed è un modo diverso di vivere la città e di vivere gli spazi aperti. Cioè, il solito si passa e in un secondo si è da qualche altra parte, invece così ci si può fermare un po' a godersi un po' questa piazza che altrimenti è cioè, di passaggio e basta. Dedicheremo questo tributo in questa serata così speciale, così meravigliosa, al Millepiedi. Un'idea del gruppo e un'idea del paesaggio, tra l'altro. Un'idea del paesaggio. Questa grande tavolata permetterà appunto di far cenare 200 persone tutte insieme per una sera, quindi sarà un esperimento di una performance culinaria collettiva un po' particolare. Bisognerebbe farlo più spesso, sia qui che anche l'altra stazione magari. Voilà. L'atmosfera festosa di questa serata sarà accompagnata dai musicanti che fanno una musica balcanica e ci sarà un menù particolare servito su un piatto che le persone possono tenere con sé. È bello questo piatto, io me lo faccio vedere. Finalmente a Milano si vede qualcosa di attivo, diciamo. Bella, riprende le tonicità che ci sono all'interno comunque di Milano, nel senso che comunque ormai è una città multirazziale, multietnica, e quindi anche avere qualcosa di particolare, caratteristico, fuori al normale è positivo. Molto bella l'idea, invece molto l'idea del prato volante là nell'aria, molto bella l'idea di sfruttare la station per fare la community. La performance della cena di tutti è iniziata già in tardo pomeriggio e quindi vicino all'area relax all'osservatorio si è iniziata a soffermare parecchia gente di passaggio e comunque tutti insieme hanno poi collaborato alla creazione di questo evento, perché non si è trattato solo di una grande tavolata ma di un'intera piazza coinvolta nella serata. Ho cucinato per tutti quelli che c'erano, sono contento e spero domani mattina riuscire ad alzarmi e andare a lavorare. Bene, una bella serata, un bello spazio di aggregazione giovanile, piacevole, tranquilla, senza troppo casino, bella musica, un soddisfatto. E sulla piazza, in Piazza del Cadorna, è possibile trovare anche un osservatorio
che è un punto di incontro che è pensato per dare dei servizi alla città, e quindi durante tutta la settimana sarà possibile ottenere informazioni e connettersi ad internet gratuitamente ed avere anche una piccola area relax in cui riposarsi e chiacchierare durante questa settimana di fatiche del Salone del Mobile. Un amico, él llevaba una bicicleta y nos lo ha comentado. Allí en Cadorna podéis coger una, hemos venido. Y por el camino, en muchos sitios, mucha gente nos ha preguntado, ¿dónde habéis alquilado las bicicletas? ¡Qué buena idea! Ah, el año que viene lo vamos a hacer nosotros. Y creo que hay mucha gente que está interesada. Creo que es una buena idea. Sí, está muy bien porque te sientes más como que tú puedes decidir dónde ir, dónde llegar, a ver las cosas que igual, si vas de, no sé, si vas con metro no las ves. And I ride my bicycle every day in New York City, so it makes me feel very at home in Milano to have a bicycle. It is absolutely the best way to get around Milano. Ho partecipato al bike sharing perché comunque era piacevole l'idea di vivere prima di tutto la settimana del design un po' più dall'interno, di viverla con una persona a casa, un designer, e poi è proprio bello il pensare che possa esistere una rete di giovani che si possono ospitare, possa nascere questa internazionalità, questa aggregazione. Era da qualche anno che vivevo il salone da fuori e volevo parteciparci. Volevo sentirlo un po' più mio, visto che sono di Milano, volevo vivere la mia città anche in questo aspetto. Ciao, io sono Lady Laps, sono designer della Germania e sono venuta qua per il salone come tutti gli anni. E quest'anno sto usando il servizio di bike sharing, che secondo me è una idea molto buona, perché ho provato di guardare hotel un po' prima di venire, che non si può pagare perché era 600 euro per notte, così. Così bike sharing mi ha dato la possibilità di venire qua. E poi con i ragazzi con cui sto sono molto simpatici, siamo anche usciti insieme, è stata una bella esperienza. La Cena di Tutti è un evento che ha permesso di unire la città e di far socializzare le persone in modo del tutto inusuale e di rendere Piazzale Cadorna un luogo almeno per una sera. Al fuori salone. Questa noche es muy interesante, es una noche donde todo el mundo se une en una ciudad como Milán. Se me hace muy interesante todo este evento. In bocca al lupo a tutti esterni, andrà benissimo. Es que el diseño es el mundo, de verdad. Le mura spagnole, con esterni, ci sei?